Gli sforzi di Charlie furono premiati e tutti rimasero sollevati nel vedere apparire Mike TV tutto d'un pezzo. Magnifico, è completamente illeso. Anche se molto più piccolo di quanto fosse prima. Lo dicevo io. Adesso riportatemi subito dall'altra parte! Ma non c'è l'altra parte. Si tratta di televisione, non di telefono. Il minuscolo Mike TV venne accompagnato alla macchina tiragomma per essere allungato. Intanto, il signor Wonka era ansioso di riprendere la visita della fabbrica. C'è ancora molto da vedere. Bene, quanti bambini sono rimasti? Solo io, signor Wonka. Eccellente, ma prima vediamo come stanno gli altri ospiti. Prima che Charlie potesse parlare, venne proiettato all'ingresso della fabbrica. Spero che oggi abbiano imparato qualcosa. Ho invitato 5 ragazzi nella fabbrica, ma avevo il presentimento che sarebbe toccata a te, Charlie, fin dall'inizio. Presto, su, abbiamo ancora molto da fare. E prima di rendersene conto, Charlie si trovò nuovamente nel grande ascensore di cristallo, dove notò un'etichetta che non aveva visto in precedenza. In su e fuori? E che razza di stanza è? Puoi decidere di cercare per conto tuo, ma mi servono ancora degli ingredienti. Il che poteva solo significare che l'avventura di Charlie non era affatto finita. Coraggio, premilo. Senti forte! Oh. Vedi, all'improvviso ho capito che non posso andare avanti per sempre. La sua fabbrica. Adesso è tua, Charlie. Mia? Te l'avevo detto, qualcosa che va oltre l'immaginabile. Davvero, niente era impossibile, proprio come aveva detto nonno Joe. E mentre la mente di Charlie turbinava per le meraviglie e le emozioni di quella giornata, c'era una cosa di cui era assolutamente sicuro. La vita non era mai stata così dolce.